Sono scesi in 5.000 in piazza i sindacati FIOM, FIM e UILM a difesa degli operai metalmeccanici che hanno manifestato a livello regionale per il contratto, per imbastire una vera trattativa con Federmeccanica e Assistal, al fine di garantire il potere d'acquisto del salario con un occhio al rilancio dell'occupazione. Dopo il concentramento alle 9.30 in Piazza della Repubblica è partito il corteo nelle vie del centro fino a Piazza del Logo Pio, con comizio finale di Michele Spera, della segreteria nazionale FIOM. Siamo qui a Livorno, commentano i sindacati, per dire da tutte le piazze d'Italia a Federmeccanica che respingiamo la loro idea di cancellazione del contratto nazionale, perché i metalmeccanici vogliono un contratto nazionale che garantisca salario e diritti per tutti. In Toscana si è deciso di venire a Livorno, che ha dato una buonissima risposta, perché in questo territorio la crisi ha smantellato e sta smantellando un sistema industriale che invece va assolutamente salvaguardato e a cui dobbiamo dare prospettiva. La piazza qui come manifestazione regionale è la risposta più grande che potevamo dare a Federmeccanica. Devono rimuovere il nodo salariale, perché chiediamo che il contratto venga a tutela, come è sempre stato, di tutte le categorie, di tutti i lavoratori metalmeccanici.